La risurrezione di Cristo è la vera speranza del mondo. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Abbandonato in fretta al sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli». Oggi la Chiesa ripete, canta, grida: Gesù è risorto. Ma come mai? Forse sono finiti i problemi? No. Gesù è risorto perché la vittoria della nostra fede è l'amore. Pietro, Giovanni, le donne sono andate al sepolcro ed era vuoto, lui non c'era. Anche tu, non fermarti, vai avanti. Oggi nella tua casa ripeti: Cristo è risorto. Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, che nella grande luce della Pasqua manifesti il tuo amore e doni al mondo la speranza della vita nuova. Guarda questa nostra famiglia, proteggila e custodiscila sempre, perché sostenuta dalla tua grazia viva, nella concordia e nella pace, e come piccola chiesa domestica, testimoni nel mondo la gloria di Cristo.